Ogni grande avventura ha il suo inizio e la sua fine, così anche per il centro vaccini di Pescara, oltre 200.000 somministrazioni, per la verità 251.000 se si tiene conto anche dell'hub del Palabacel Marina di Pescara. Nei giorni scorsi la chiusura della location al Palafiere di Via Tirino con un momento di festa e ringraziamenti per tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita del servizio, tanto da porre il centro vaccini di Pescara all'attenzione della cronaca nazionale con riconoscimenti istituzionali di un certo prestigio, a cominciare dal commissario Figliuolo in visita qui nei mesi scorsi, alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Abbracci e riconoscimenti dunque son di musica alla presenza delle massime autorità in un evento curato dalla Dricesta di Carla Panzino. Sì, era doveroso questo incontro, questa festa di ringraziamento, era doveroso per tutte le forze che si sono messe, si sono unite per creare un servizio ad hoc per tutta la cittadinanza. Quindi ho desiderato ringraziare il Comune di Pescara con tutto il personale, la ASL con tutto il personale, la Protezione Civile, tutto il team dei vaccini, e tutto il personale amministrativo delle farmacie e anche i volontari che si sono messi al servizio della comunità, perché ho ribadito già più volte che una squadra per essere forte deve avere un grande cuore, un solo grande cuore che batte, solo così riusciamo a vincere. E quindi forza tutta la comunità del team vaccinale di Pescara, andiamo avanti sperando di sconfiggere al più presto questo nemico della nostra comunità. Si è detto in tanti modi e in tante lingue, Sindaco Carlo Masci, questo centro vaccini di Pescara è stato un modello a livello nazionale, una perfezione nel lavoro svolto in tutti questi mesi. Sì, tutte le cose belle hanno un finale, questo finale è un finale meraviglioso perché abbiamo un numero di 251.000 dosi vaccinali erogate nella città di Pescara. Numero incredibile che nessuno se lo sarebbe mai aspettato, però c'è stato perché ha funzionato tutto, ha funzionato il sistema delle istituzioni, comune, regione, ASL, ha funzionato il volontariato che ha messo il cuore, la solidarietà, la passione, questo connubio fra tutti, e hanno funzionato anche i cittadini che sono venuti a vaccinarsi, lo hanno fatto con anche entusiasmo, non c'è stato un problema, i numeri dicono tutto, questo centro vaccinale è stato riconosciuto a livello nazionale come uno dei migliori d'Italia, questa esperienza dobbiamo portarla con noi per migliorare ogni cosa, ha funzionato il sistema digitale, ha funzionato l'organizzazione affidata alla Polizia Municipale che ha tenuto a battesimo un sistema che noi replicheremo in tutte le situazioni in cui sarà necessario. Ed è anche giusto questo giorno del ringraziamento, no? Sì, è giusto per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, perché poi è vero che c'è chi organizza, ma c'è anche chi materialmente compie gli atti, e qui ci sono state tantissime persone. Se pensiamo che ogni giorno ci sono state 160 persone, la maggior parte volontarie, a dare tutto il cuore per dare un contributo alla cittadinanza. Numeri straordinari, sentivamo questa mattina oltre 200.000 vaccinazioni, soprattutto un'efficienza che è diventata modello a livello nazionale, insomma un grande orgoglio per l'ASL, questo centro vaccinale di Pescara, Assessore. Sì, senz'altro un orgoglio perché è stato un modello di organizzazione, la capacità di risposta in maniera molto ampia, perché abbiamo avuto un numero elevato di persone che si sono vaccinati presso questa sede hub, il tutto è avvenuto con ordine, è avvenuto secondo un programma a livello organizzato sia a livello spaziale che temporale. Questo lo si deve soprattutto alla sinergia della ALS, del Comune e soprattutto dei volontari. Ecco, anche il riconoscimento istituzionale, se vogliamo, con la visita del commissario Figliuolo, ma anche con le parole del ministro Lamorgese o della Presidente del Senato, questo insomma a testimoniare che si è lavorato bene. Sì, in effetti questa sede ha avuto la visita di diverse personalità a livello istituzionale, ma soprattutto il riconoscimento che ognuno di loro ha dato, il plauso sia per, come ripeto, per l'organizzazione, ma anche perché questa nostra regione,
come la definisco io, piccola in confronto al numero di abitanti in relazione alle altre regioni della nostra nazione, ha saputo dare una risposta adeguata durante la pandemia, prima nella gestione dell'emergenza urgenza e quindi con l'aumento di posti letto di terapia intensiva e subintensiva e poi con una programmazione di vaccinazione che oggi il 30 settembre ci vede vicino a quella soglia che avevamo previsto dell'immunità di gregge, ossia dell'80%. In un momento in cui in Italia ci si rincorreva tra i numeri quanti vaccinati, quanti ancora da vaccinare, la città di Pescara in qualche modo spiccava per l'efficienza del centro vaccini, tanto da essere preso a modello in più di una circostanza. I riconoscimenti in qualche modo ufficiali da parte del commissario Figliuolo e della presidente del Senato, Vincenzo Ciamponi, direttore generale della ASL di Pescara, un riconoscimento che ovviamente fa prestigio a tutto il lavoro fondamentale dell'ASL. Assolutamente sì, io ricordo questo, come ho detto anche in altre occasioni, è stato un impegno operativo da parte del Presidente Marsilio, dell'Assessore Verì, del Presidente del Consiglio Sospiri, del Vice Sindaco, di tutti i consiglieri, di tutti, in un'organizzazione operativa, cioè loro insieme a noi operativamente ci hanno dato un contributo. Chiaro, poi in prima linea c'erano i medici, gli operatori, i volontari, abbiamo preso anche dei giovani che alle prime armi si sono dati subito da fare e hanno capito al volo l'importanza di questa campagna vaccinale. Ci siamo organizzati, non sapevamo all'inizio come partire e come organizzarci, ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto dei numeri importanti. E questo lo dimostra il fatto che a livello nazionale, come stiamo dicendo, ci siamo presi come esempio. E oggi è normale, anzi soprattutto da sottolineare questo momento di ringraziamento generale. Importantissimo, bisogna ringraziare tutti, come ho detto prima, perché se non ci fosse stata la collaborazione, questa collaborazione fra tutti, enti pubblici, privati, volontari, medici di base, non saremmo riusciti. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno rinunciato al proprio tempo libero, a trascorrere il tempo con le famiglie, con i propri figli, pur di stare qua sabato, domenica, senza conoscere interruzioni. Ma soprattutto, lo dico per la seconda volta, i nostri organi politici, dal Presidente in poi, che ci siamo, con i quali mi sono confrontato operativamente tutti i giorni, tutte le ore del giorno, la notte, senza conoscere interruzioni, sabato e domenica compresi. Sua Eccellenza il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il centro vaccinale di Pescara è un po' salito alla ribalta della cronaca nazionale per la sua efficienza, questo grazie anche a un'organizzazione in qualche modo sinergica tra le varie forze in campo. La dimostrazione è che il lavoro di squadra funziona sempre, quindi il valore aggiunto ormai è dato dalla capacità di lavorare insieme, mettere insieme la capacità delle istituzioni in sinergia con le associazioni di volontariato, con tutti gli attori protagonisti del sociale e in modo da raggiungere un obiettivo comune. E, insomma, oggi questo momento di ringraziamento meritato, insomma, per tutti coloro che si sono dati da fare. Beh, questo centro ha raggiunto risultati importanti e quindi un segno di riconoscimento alla nostra presenza qui e vuole dire grazie a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Se il centro vaccinale di Pescara è stato riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, grande merito va anche a tutte quelle forze che in qualche modo hanno dato il contributo e da questo punto di vista anche il contributo della Polizia di Stato è stato fondamentale. Questore Luigi Liguori. Noi abbiamo contribuito in relazione alla scorta di tutti i vaccini e a far sì che la somministrazione avvenisse in sicurezza. Poi ci siamo sentiti in dovere come poliziotti di questa comunità non solo di fare le sanzioni e far rispettare le prescrizioni, ma di dare un contributo fattuale. Abbiamo aperto per tutto il periodo primaverile ed estivo un centro vaccinazione che ha vaccinato circa 2.500 persone e di questo piccolo contributo che abbiamo regalato alla città ce ne facciamo un vanto e siamo orgogliosi di questo, lo ricorderemo tra i ricordi più preziosi della nostra servizio a Pescara. C'è stato anche un riconoscimento importante da parte del commissario Figliuolo che ha voluto essere presente qui nei mesi scorsi. Certamente sia il commissario Figliuolo ma anche il ministro degli interni
che è stato qui pochi giorni fa, ha sottolineato l'importanza del centro vaccinale di Pescara, che è arrivato a somministrare circa 3.500 dosi di vaccino al giorno, quindi questo è un merito particolare per coloro i quali hanno direttamente gestito il centro e l'amministrazione comunale. Dottor Rossano Di Luzzo, abbiamo parlato dell'efficienza di questo centro vaccini, del modello a livello nazionale, ecco, ma da un punto di vista organizzativo qual è stato il segreto? Il segreto sono stati tanti collaboratori che con spirito di sacrificio hanno vaccinato in tutti i modi possibili. Siamo andati a casa delle persone, siamo andati nei comuni della provincia di Pescara, abbiamo fatto circa 20 hub temporanei nei comuni, abbiamo creato 5 hub fissi e quello di Pescara è stato il più grande. Oltre 200.000 vaccinazioni, sentivo un numero veramente straordinario in un contesto nazionale dove fino a poco tempo fa ci si rincorreva con i numeri, Pescara già volava. Sì, a Pescara abbiamo fatto 210.000 vaccini nel comune di Pescara e nel centro vaccinale del Palafiere. In tutta la provincia ne abbiamo fatti 460.000 circa. Numeri veramente tanti, grossi.